È una delle malattie più comuni tra quelle delle valvole cardiache che in Italia nel loro complesso riguardano oltre 1 milione di persone, il 10% della popolazione oltre i 65 anni che è la fascia più colpita. È la stenosi aortica al centro di un progetto nazionale che ha messo insieme i cardiologi interventisti e i cardiochirurghi per un tour in tutti i capoluoghi di provincia per sensibilizzare l'opinione pubblica. La stenosi aortica è una malattia degenerativa della valvola aortica, appunto, che può colpire il 10% dei pazienti di età superiore ai 65 anni e nel 2-3% può diventare critica, quindi necessitante di un intervento. Che ci sono dei fattori genetici, ambientali e difficilmente ci si può incidere sulla prevenzione della malattia in sé. Quello che è molto importante è il timing operativo, cioè il paziente non deve andare oltre il punto del non ritorno, perché in quel caso sia l'intervento tradizionale che quello percutaneo possono essere gravati di una mortalità più alta. L'età quindi qual è? Quindi l'età è purtroppo non, diciamo che con la scomparsa della malattia reumatica l'età è sicuramente più avanzata, quindi superiore a 65 anni, 70 anni, perché c'è la degenerazione cosiddetta calcifica. Quello che è importante è diciamo, la cura e la sorveglianza della patologia e al minimo sintomo, quale che sia, angina, cioè tipica retrosternale, oppure vertigine o sincope o affanno, questi sono i campanelli di allarme che devono far condurre il paziente alla valutazione del cardiologo e poi del cardiologo interventista o cardiochirurgo.